Jean-Antoine Watteau fu il più grande pittore francese della sua epoca e uno dei principali esponenti del Rococò, stile emerso nella Francia di Luigi XV che si distingueva per le sue qualità decorative e ornamentali. Lo stile artefatto di questo artista è solo apparentemente frivolo e nasconde ben altro sotto la superficie. Nato a Valenciennes, Watteau si trasferì a Parigi nel 1702. Tra il 1705 e il 1708 ricevette i primi insegnamenti nella bottega di Claude Gillot, un pittore di costumi e scene teatrali. Gillot fu molto importante per il giovane Watteau perché grazie a questa amicizia scoprì la commedia dell'arte. I personaggi e le scene di questi irriverenti spettacoli teatrali saranno di grande ispirazione all'artista per le sue opere sul tema della cosiddetta festa galante. Si tratta di idilli campestri in cui eleganti personaggi in costume ingannano il tempo con chiacchiere, scherzi e galanterie. Dopo aver lasciato Gillot, l'artista lavorò per uno o due anni con Claude Audran, che oltre ad essere un importante pittore decorativo era anche il curatore delle raccolte del Palazzo del Lussemburgo. Watteau ebbe quindi accesso ai dipinti di Rubens della collezione di Maria de' Medici che lo influenzarono molto. Ispirati dall'esempio di Rubens sono proprio i dipinti con le feste galanti, caratterizzati dagli splendidi colori. La denominazione di festa galante fu inventata appositamente dall'Académie Française per definire questo nuovo genere realizzato da Watteau. L'artista fu ufficialmente accolto all'Accademia nel 1717. Per essere accettato all'Accademia, presentò la sua opera in barco a Citera e, vista la difficoltà di inserire il dipinto in una categoria predefinita, ne venne creata una proprio per le opere di Watteau. Da questo momento divenne il pittore di feste galanti, una categorizzazione che sarà poi anche la causa del suo oblio. I dipinti di Watteau sono contraddistinti da una vena malinconica, come se gli artisti delle sue scene fossero consapevoli che i piaceri della vita passano in fretta. Non a caso l'artista era malato di tubercolosi, che lo costrinse a una vita inquieta e gli diede un pessimo carattere. La genialità di questo artista la ritroviamo anche nei suoi molti e splendidi disegni, parecchi dei quali sono brillanti studi tratti dalla vita quotidiana. Li raccolse in grandi volumi rilegati e li usò come fonte di ispirazione per i quadri. Nonostante il suo carattere difficile, ebbe molti amici fidati e sostenitori che ammiravano il suo genio. Nel 1719 Watteau intraprese un viaggio in Inghilterra per consultare il celebre medico Richard Mead e cercare una cura alla tubercolosi, ma il clima umido del paese peggiorò le cose. Morì a soli 37 anni. Presto l'artificiosità delle opere di Watteau passò di moda. Accusato di inutili frivolezze, l'artista venne rivalutato solo dopo la Rivoluzione francese e in particolar modo nel periodo romantico. Molti dei suoi dipinti oggi si trovano in un pessimo stato di conservazione perché non usò mai materiali di qualità, un elemento che rende ancora di più le sue opere testimoni malinconiche del tempo che passa. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!